Carissimi amici della Pogonotomia, ben ritrovati. Mancavo da un po' di tempo perché sono stato in vacanza e purtroppo il device con cui facevo le riprese si è danneggiato. E quindi io volevo fare anche un piccolo video dalla Turchia, ma non sono riuscito a farlo. Niente, cosa volevo fare? Prima di partire volevo fare un video in cui spiegare, tra virgolette, cosa per me sarebbe stato giusto portare in vacanza per un appassionato di letteratura tradizionale. Però durante la vacanza gli ho voluto far vedere come facevo a radermi in quel momento lì. E adesso niente, facciamo un resumé così almeno recuperiamo un po' di cose. Allora, io sono andato come tutti gli anni, vado in Turchia, non al mare, nel sud. E cosa faccio? Visto che il viaggio aereo è limitante, perché comunque sì, si può mettere nel bagaglio in stiva di tutto, però è meglio non caricarsi anche per una questione di peso, no? Cioè, comunque. Allora, che cosa ho fatto? Io ho portato solo l'essenziale, cioè ho portato un rasoio che mi sono scelto e un pennello, fondamentalmente, no? Allora, il pennello, attenzione, il pennello per una questione di praticità. Ho portato un sintetico che è il Chubby 2 sintetico della Simpson, che è un pennello eccezionale, va bene per tutto, insomma. Poi ho portato un rasoio che me lo sono pensato un attimo, perché l'anno scorso avevo portato uno slant bar, però effettivamente con la pelle abbronzata, la pelle, io, almeno questa è la mia sensazione, diventa quasi più semplice da radere, scorre molto meglio la lama. Lo slant bar forse è un po' troppo aggressivo per una pelle abbronzata. Allora ho detto, ma usiamo una testa proprio facile, no? Quindi l'Edwin Jagger o R89, insomma. Montata su un manico però Icon Takway, quindi quello piccolo, per questioni di praticità. Quindi ho utilizzato questo rasoio per tutta la vacanza, che è un rasoio che devo dire che è una testa che non tradisce mai, insomma. Le mette, le ho portate da casa, perché? Perché avendone tantissime, ho detto, ma non ha senso che io vada. A parte che in Turchia non si usano le lamette tradizionali, tant'è vero che la rasatura tradizionale in Turchia è un tema ancora per me, dopo tanti anni, un po' incerto, perché c'è la tradizione di barberia, ma le persone si radono con dei monolama della Bic, tipo quelli della Bic, per dire, li fa la Derby. Tra l'altro con lama intercambiabile, quindi però monolama, come il Bic, per intenderci. E nei negozi di cosmetica e di. Io sono anche andato in un fornitore per barbieri, non si trovano rasoi tradizionali. Non si trovano. Non si trovano dei rasoi di sicurezza, per intenderci, se non in qualche banchetto, qualche rasoio di bassa qualità. La Turchia produce un ottimo rasoio che è Rocknel, però non lo vendono in Turchia, cioè non si trova perché comunque il prezzo è effettivamente molto alto per quel tipo di potere d'acquisto di quella popolazione. Però tutto il resto l'ho comprato sul posto. Quindi io ho portato le lamette, il pennello e il rasoio, punto. Avrei potuto anche evitarmi le lamette, però ripeto, avendone tante ho deciso di portarle. Prima cosa che ho fatto, ho questa una ciotola, che è una ciotola eccezionale. Tutti gli anni ne acquisto una perché mi serve per radere, che è la ciotola turca. Voi vedete, perché questa è una ciotola che non è fatta per radersi, è una ciotola fatta di artigianato locale per contenere noccioline, insomma cibo, salse, ecco. Però in realtà, se voi non so se si nota, tutto il fondo è in rilievo. Quindi questo consente davvero di agevolare molto bene il montaggio. Cioè io ho notato l'anno scorso che questa ciotola che ho anche portato ad alcuni amici rasatori è stata molto apprezzata, no? Perché questo fondo ruvido, questo fondo in rilievo favorisce il montaggio. Crema. In Turchia c'è una marca che è l'Arco. L'Arco, la crema che ho usato, lo vedete che già un po' usata, è un'ottima crema. L'Arco è un'azienda che produce cosmetica e molti articoli per la rasatura, tra l'altro molti aftershave, molte colonie. Io ne ho una, ne ho comprata una che poi userò dopo, perché anche il formato è molto grande. E comunque Arco,
Quindi ho preso tutto lì, ho preso la crema, ho preso il dopo barba e ho preso l'idratante. Adesso facciamo una simulazione, come rifaccio una sbarbata, perché adesso 2 giorni, perché io lì mi la devo tutti i giorni, perché prendendo un po' di sole preferivo essere senza barba. Allora faccio andare l'acqua calda e niente, proviamo a fare una frattura un po' come me la facevo fino a 2 giorni fa in vacanza. Quindi sciacquiamo il viso. Ecco qua. Allora, prendiamo la crema dell'arco e ne mettiamo. È una crema densa, eh? Un quantitativo sufficiente. Vedete che è una crema densa, una crema di una consistenza, spero che si veda nella ciotola. Ecco qua, te l'ho messa con un pelino, esageriamo. Adesso ovviamente bagniamo il nostro pennello sintetico e iniziamo il montaggio vero e proprio. Vedete come il fondo della ciotola favorisce il montaggio, un po' come succede con le ciotole da barba, proprio quelle specifiche. Ovviamente in maniera diversa, ma altrettanto efficace. Aggiungiamo dell'acqua calda, se possibile, qua non arriva mai calda. Calda, no, adesso arriva. Ecco qua. Schizzatone. Pennello sintetico che si adatta sia al montaggio in viso che al montaggio in ciotola, come potete vedere. Monta molto bene questo arco, fragranza molto tradizionale, però piacevole. Ecco che vedete che la panna è pronta. Vedete, guardate. Iniziamo. Però mi sono dimenticato di armare il rasoio. Molto protettiva è questo arco. Di livello superiore alle creme del supermercato nostre. Questo si trova anche sui mercati. Mentre la crema idratante, che invece è una loro carattere, qualità, diciamo, è un loro punto di forza, si trova nei negozi di cosmetica. Prezzi irrisori, parliamo di neanche 1 euro per certe cose, quindi conviene prendere le cose in loco, almeno in Turchia, e non portarsi dietro chissà cosa. Allora, adesso un attimo che armiamo il rasoio. In questo caso, questa è una Kai. Ma no, usiamo una meta turca. Usiamo una Zaza, così. In realtà non si trovano in Turchia queste qua. In Turchia sono Perma, Sharp Derby. Questa qua non l'ho trovata. Però ce l'ho, quindi già che parliamo di una cosa un po' turca, no? Questa è la Zaza Stainless, proviamola. Supreme Stainless Zaza. Eccolo qua. La Kai la usiamo la prossima volta. Ecco qua. La è montata. Ecco, io trovo che la pelle abbronzata faciliti lo scorrimento del rasoio, perché è più dura. Ecco qua.
sciacquatina. Ecco, poi vedrete nella prossima passata, io in vacanza non faccio le tradizionali tre passate, ma ne faccio due. La seconda non è né pelo oblico né contropelo, è diciamo un contropelo, possiamo definirlo strategico, cioè vado a tentare di, conoscendo, apro parentesi, la mia mappatura della barba, di andare ad agire solo dove veramente il pelo cresce al contrario, quindi non. Voi sapete che il pelo non è uniforme, no? Alcuni hanno il contropelo obliquo, ad esempio, come me, sulla guancia, per dire. E io, visto che non voglio stressare la pelle in vacanza, no? Perché lo faccio quasi tutti i giorni, e non ha neanche senso, perché non è che uno poi. Allora cosa faccio? Mi ribagno il viso. E andiamo con la seconda passata. Ottima questa crema Arco, eh? La trovo molto protettiva, avvolgente. Allora, ad esempio io so che il mio contropelo è obliquo qua, quindi io lo faccio obliquo. Vedete come scorre bene con la bronzata? Testa del Levin Jagger eccezionale. Che se ne dica. C'è chi apprezza rasoi più aggressivi, ma io trovo questa testa un capolavoro. E probabilmente ci vorranno tanti anni per trovare una cosa di meglio di questa, in assoluto. Poi ce ne sono tante altre valide, però questa è, secondo me, questo è il mio contrappelo, qua. Sotto invece, contrappelo classico. E ecco che in due passate abbiamo ottenuto un look praticamente perfetto. Piccola mappatura. Ecco, ritocchi. E siamo a posto. Ecco qua. Perfetto. Ora sciacquiamo il viso. Questa quindi è la versione, diciamo, rapida.
Vedete, tutto perfetto. Devo farla. Arco. After Shave Cologne, cool, questa è la versione cool. Poi ci sono tante altre, ce ne sono 5 o 6 versioni. Però ovviamente, guardate quanto ce n'è. 250 ml, ne ho presa una sola. Quindi può abbondare. Anche qui profumazione molto molto classica. Fresca. Ecco qua. Cos'ha di bello l'Arco? Che fa dei prodotti per la cosmesi eccezionali a prezzi allucinantemente bassi. Specialmente se si acquistano sul posto, in loco. Non solo la crema classica, quella che si trova più facilmente, diciamo, in Occidente, ma anche creme particolari, come ad esempio questa. Questa, Nar en Kirimizi Yuzum, cioè vuol dire che è una crema per il viso e per il corpo. Questa è al melagrano, ed è una crema proprio ristrutturante e idratante. Ne fanno di varie qualità, con vari ingredienti. Ora, chiaramente questo è tutto in turco, quindi io non posso neanche... comunque è, diciamo, una crema proprio fatta apposta ed è molto grassa, molto grassa. Quindi ce ne va proprio un niente. Idrata alla grande, a tutto viso questa qua, Questa pensate che costa praticamente un euro e ha una qualità che fosse venduta in Italia 6-7 euro li varrebbe, pensatelo, ma minimo di questi 7 euro di default, poi uno può anche venderla di più perché è una questione poi di marketing, però a livello qualitativo, quindi ancora un goccino sotto, è molto grassa, quindi lascia la pelle bella, bella grassa, bella idratata. Ecco qua. Abbiamo finito. Qual è, diciamo così, la morale di questa rasatura? Che comunque in vacanza, quando si va in aereo, quando si va in posti, secondo me più che portarsi tanta roba, occorre fare acquisti sul posto. Tanto io poi ho riportato tutto indietro, chiaramente, ma se anche, mi scuso se sono male inquadrato, ma sto sciacquando la ciotola turca, che guardate che bella, è uno spettacolo. E io queste qua le uso da anni e sono veramente eccezionali. E poi artigianali, cioè una è diversa dall'altra, ce le fanno proprio a mano, perché lì la mano d'opera è così, cioè non è come, non c'è industria. Cioè, conviene di più farle a mano, che dipingere a mano, che farle stampate, diciamo. E niente, praticamente, quindi portarsi le cose necessarie, il pennello, chiaramente, il rasoio, secondo me, mi ha portato. Il resto si può tranquillamente reperire sul posto, con un grande vantaggio di praticità di spazio, perché va in aereo, e un vantaggio anche di poter conoscere prodotti di altri luoghi, altre nazioni, insomma, come ad esempio l'Arco, è una marca che io apprezzo tantissimo, al di là di tutto. Va bene, io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo prossimamente. Buone barbe a tutti!